accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi di assistenza fiscale e di patronato, mettendo in primo piano la centralità degli iscritti, degli utenti e degli operatori e garantire la corretta funzionalità del sistema CISL. È questo l'esito dell'Assemblea dei Servizi della CISL che si è svolta a Roma con la finalità di definire una strategia di riorganizzazione del sistema che, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, dovrà sempre più rispondere efficacemente al bisogno di nuove tutele individuali e collettive degli utenti. Un obiettivo che potrà concretizzarsi attraverso la riorganizzazione del sistema su base regionale, che dovrà favorire la sinergia tra le categorie, le strutture territoriali e gli enti erogatori dei servizi CISL, il CAF, il Centro di Assistenza Fiscale ed il Patronato INAS, attraverso la diffusione capillare del front office, con la funzione di gestione di tipo manageriale affidata a livello regionale e le funzioni di indirizzo e controllo affidate a livello nazionale. Un processo condiviso di ristrutturazione che avverrà in tempi certi e che partirà prima dal Centro di Assistenza Fiscale, particolarmente penalizzato dai tagli previsti dall'ultima finanziaria, per poi passare al Patronato INAS. INAS e CAF sono dei presidi importanti che rafforzano l'azione sindacale, perché rafforzano il legame tra noi, tra l'organizzazione, i lavoratori, certamente i cittadini, e hanno avuto sempre un impatto importante la loro efficienza sulla credibilità dell'organizzazione. Stiamo lavorando per rendere ancora più forte questa rete di servizi così preziosa per l'organizzazione. La tutela del lavoratore e della lavoratrice rimane per la CISL il primo punto. Un sistema di servizi sul piano del patronato, sul piano fiscale, sulla capacità di tutelare nelle controversie di lavoro sono i punti essenziali per un sindacato che sappia mettere insieme la tutela collettiva con i contratti di lavoro con la tutela individuale di ogni persona, sulla quale questa iniziativa di oggi, questa Assemblea Nazionale, riflette per organizzare in modo sempre più efficiente, sempre più presente nel territorio i servizi, ripeto, per tutelare i lavoratori in ogni situazione, a livello contrattuale in modo collettivo, a livello di assistenza sociale, a livello di assistenza fiscale e di assistenza nelle controversie in maniera anche individuale, sempre dalla parte dei lavoratori. Un appuntamento importante della CISL per il ruolo che il CAF, l'INAS, i servizi hanno nel dare appunto opportunità di servizi a tutti gli iscritti e a tutte le iscritte della CISL, ma anche ai lavoratori e alle lavoratrici in generale. Servizi importanti a favore degli lavoratori, a favore delle famiglie, a favore dei pensionati e delle tante pensionate. Ovviamente ci aggiorniamo, ci consultiamo, cerchiamo di rendere i nostri servizi sempre più efficaci e sempre più a misura dei bisogni delle persone che rappresentiamo. Il ruolo del CAF all'interno di un'organizzazione complessa come la CISL, in uno scenario economico e sociale come questo, è quello di essere un soggetto che prima di tutto avvicina milioni e milioni di persone ogni anno e quindi diventa un punto di contatto con le persone per capirne le esigenze, i bisogni e per veicolare tramite il proprio rapporto con loro il ruolo dell'organizzazione sindacale. Il secondo è quello più professionale, di assistere e tutelare queste persone, questi cittadini, pensionati e lavoratori nel disbrigo delle loro pratiche che sono sempre più complesse. Nonostante si parli di semplificazione, tutte le pratiche che oggi sul piano fiscale debbano essere affrontate sono complesse, come l'ultima recente reintroduzione dell'ICI attraverso l'IMU, anche questa sarà una pratica complessa. Quindi c'è un duplice ruolo, uno sociale, organizzativo, e l'altro professionale, che il CAF cerca di gestire nel migliore dei modi. Consideriamo un dato: 3 milioni e mezzo di cittadini ogni anno visitano gli uffici dell'INAS. L'INAS produce 1,5 milioni di pratiche ogni anno e con questo concorre anche a fare un buon proselitismo per la nostra confederazione. Io credo che questo ruolo sia un ruolo fondamentale, importante, che va potenziato, migliorato e incentivato. La FISASCAT rappresenta dei settori particolarmente delicati, complessi, polverizzati, e quindi i nostri lavoratori, i nostri iscritti hanno bisogno di una tutela complessiva, una tutela integrata. Oggi più che mai, con una crisi che avanza e che non finisce, che colpisce in particolare le famiglie, noi riteniamo che il lavoratore
lavoratore è al centro della nostra azione contrattuale, ma è la famiglia che è al centro dei nostri, dei nostri servizi, dei servizi della CISL. Per cui pensiamo che i servizi della CISL debbano complessivamente integrarsi con la categoria, con tutte le categorie della CISL, e soprattutto per noi della FISASCAT, per tutti coloro che rappresentiamo, che sono molteplici, con molteplici bisogni, con molteplici necessità, è importante che ci sia un servizio integrato, complessivo, a misura di uomo, a misura di donna, a misura dei nostri iscritti, per far sì che le tutele che la FISASCAT come categoria può rappresentare siano aumentate, integrate dalle tutele previdenziali, dalle tutele che il sistema dei servizi della CISL può garantire. La FISASCAT tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La FISASCAT sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene, attraverso la contrattazione, in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione continua. Attraverso la FISASCAT e il sistema servizi integrati della CISL, il CAF e il patronato INAS, è possibile usufruire di consulenza per la dichiarazione dei redditi, per le pratiche previdenziali ed assistenziali e in caso di malattia, maternità, infortuni, assegni familiari e relativamente alle domande di disoccupazione. È possibile essere sempre informati sull'attività della FISASCAT attraverso il TG Lab, notiziario settimanale online, e con i periodici Progetto Terziario e Laboratorio Terziario. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali e regionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La FISASCAT è il tuo sistema di tutela.